Buonasera a tutti amici di Telumbria Viva, benvenuti a una nuova puntata della Testa nel Pallone. Allora, domenica la Ternana ha pareggiato 1-1 in casa col Monza, ha preso l'ennesimo gol su calcio piazzato spiovente da lontano. Dalla tre quarti. Per l'ennesima volta ha fatto un grandissimo primo tempo, realizzando però solo un gol, per poi cercare di controllare la gara nella ripresa, ma abbiamo capito che di controllo qui un po' non siamo perfetti. Bisogna ancora fare anche il secondo gol, magari, ecco, per controllare fare il secondo gol aiuterebbe. Tuttavia nulla è perduto, siamo sempre largamente primi in classifica con 5 punti di vantaggio, anche se il Taranto deve recuperare una partita, ma dovrà anche subire la penalizzazione in punti per la reiterazione nel ritardo del pagamento di stipendi e contributi, per cui mancano 5 partite? Sì. 5 partite, ci sono 5 punti da gestire, a cominciare da domani. In quel di Sorrento, turno infrasettimanale perché poi c'è la Pasqua e la Lega Pro riposa, partitaccia difficile, gambaccio, squadraccia, tutto quello che vi pare, però insomma, se ci siamo ancora, una squadraccia in quel senso, c'è una bella squadra. Se la Ternana c'è, è ora che batta un colpo. Parleremo di questo, ma parleremo anche di settore giovanile in questa puntata di stasera, perché abbiamo la fortuna di avere ospite qui con noi l'allenatore della Beretti, Alberto Favilla. Buonasera a voi. Buonasera, grazie di essere venuto. E poi sono orfano di Briotti, ma i vecchietti del Muppet, Mingerelli, Manini ci sono, quindi quasi formazione di. Bene, stavo perdendo il microfono. Io prego la regia di mandare in onda le schermate con i risultati dell'ultima giornata di campionato appena trascorsa. Eccola qua, Avellino Benevento 1-1. Carpi Como 1-0, Lumezzane Sorrento 0-1, Pavia Pisa 1-1, Spal Reggiana 0-1, Taranto Foggia 2-1, Ternana Monza 1-1, Trizium Foligno 0-1, è stato una botta d'orgoglio del Foligno, e Viareggio Provercelli 0-1. Quelle dietro di noi hanno corso tutte. Parte il Benevento, poi hanno pareggiato all'ultimo minuto, Avellino. Che per il resto Taranto, Carpi, Provercelli e Sorrento hanno vinto tutte. Comunque la Ternana è ancora prima in classifica, dicevamo, con 5 punti di vantaggio sul Taranto, quindi Ternana 58, Taranto e Carpi 53, Provercelli 41, Sorrento 51, scusate, vedo male, Sorrento 49, Benevento 46, via via tutte le altre, con il Pavia che ha preso una marcia, direi, trionfale ultimamente, quindi speriamo che continui, perché mi pare che deve affrontare un paio delle nostre avversarie. Mi pare anche a me. Allora, io rivedrei, grazie alla regia, le immagini della partita di domenica e poi comincerei il commento qui in studio con gli ospiti. Prego, regia. Doveva essere la gara del riscatto dopo la delusione del posticipo con la Spal, ma così non è stato. La Ternana pareggia ancora. Questa volta la formazione di mister Toscano è stata raggiunta nelle fasi finali del match. Dopo un cammino esaltante, per la prima volta dall'inizio della stagione, la Ternana accusa un calo fisiologico sia in termini di risultati che di prestazione atletica. Lo dimostrano le ultime tre gare con un solo punto conquistato, ma soprattutto il secondo tempo della gara con i Lombardi, dove è stato evidente il calo fisico della squadra, complici sicuramente gli infortuni di Carcura e Nolè. Passiamo alla cronaca della partita. All'ottavo angolo per i rossoverdi, sugli sviluppi del corner Sinigaglia di prima intenzione conclude a rete trovando l'ottima risposta del portiere. Al 17esimo sono sempre le fere a rendersi pericolose, sempre Sinigaglia da posizione centrale sfodera un tiro che termina tra le braccia dell'estremo difensore, prelude al gol che arriva pochi minuti più tardi. Sugli sviluppi del corner di Nolè, palla al centro dell'area e conclusione magistrale di Sinigaglia che insacca. La reazione dei Lombardi sopraggiunge sulla 36esimo, cross dalla destra e colpo di testa di Zullo che termina fuori dallo specchio della porta. In chiusura di tempo ancora il Monza a provarci, traversone di Zenoni e colpo di testa di Jacopino, imperiosa la risposta di Ambrosi che salva il risultato. Al ritorno dagli spogliatoi Sinigaglia approfitta di una disattenzione di Bisio, serve Danti ma il suo diagonale fuori bersaglio. Al 19esimo sempre il solito Sinigaglia prolunga per Gotti che dalla sinistra tenta la bordata parata da Castelli. La Ternana cala di intensità e il Monza ne approfitta. Al 37esimo calcio di punizione dalla tre quarti e testata vincente di Boscaro che insacca. 1-1 è tutto da rifare, il pareggio scuote la Ternana. Al termine dei minuti regolamentari Miglietta ci prova direttamente da calcio piazzato
arrivato senza troppa fortuna. Nel recupero invece Danti tenta l'acrobazia, ma la conclusione è facile, preda del portiere. Bene, abbiamo rivisto le immagini della partita di domenica. Gigi, come sempre, ti concedo l'editoriale, poi magari ti faccio qualche domandina a quella e poi facciamo intervenire anche gli altri. Un'arrabbiatura memorabile. Ecco. Questa è la sostanza. La partita, c'è poco da dire. C'erano in campo una squadra forte, ottima nel primo tempo, meno nella ripresa. È una tanto scarsa. È una... Veramente, spero che si riprenda col Carpi, perché è una squadra modesta. Io vorrei invitare a casa a ricordare una protesta, una fase della partita nella quale il Monza ha dimostrato la grinta, la voglia di portare a casa assolutamente anche questo pareggio. Anche un fallo, no? Non si sbrigavano neanche, ma non perché non volessero pareggiare, ma perché secondo me erano rassegnati alla sconfitta. Mentre la Spalla è venuta qua una squadra rognosa che ci ha messo anche in difficoltà, il Monza sembrava la vittima sacrificale di turno, poi dopo ha capito però. Dice, vogliamo provare anche noi a fare questo traversone. E ecco quello che è successo, ha fatto questo traversone, la difesa della Ternana, meglio che non dico com'è stata. Dico solo che nel torneo WISP io questo gol non lo prendevo, perché tre o quattro giocatori del Monza sarebbero stati a terra al limite dell'area in quel caso, se proprio doveva arrivare questo traversone. Poi dopo mi potevo anche buttare fuori, ma non me ne poteva fregare di meno, perché comunque io andando ho portato a casa la partita. E pazienza non tanto, perché insomma con la Spalla, l'abbiamo detto, ci poteva stare una battuta a vuoto contro una squadra che ci ha sorpreso, molto compatta, mentre invece domenica il difficile era sbloccare il risultato. L'abbiamo sbloccato con un ottimo primo tempo, veramente scintillante. Abbiamo parlato di grandi primi, ma guarda che con il Monza e con la Spalla abbiamo fatto ottimi primi. Ottimo. Peccato nella ripresa qualcuno parla di Calatetico, io non sono d'accordo, poi magari se c'è tempo lo diciamo. Secondo me il discorso è diverso, poi dopo insomma, però non possiamo regalare due punti, soprattutto non tanto dal punto di vista della classifica che ancora ci sorride, ma dal punto di vista psicologico, perché una squadra che ha quasi il campionato in mano non può fare un punto in due partite in casa, e la situazione adesso si è un po' complicata. Andiamo a Sorrento contro una buona squadra, speriamo che la Ternana torni a essere quella solida, perché secondo me non dovrebbe aver paura di nessuno. Però certo, Sorrento è una delle migliori squadre del girone, si va a giocare laggiù, fortunatamente si gioca di mercoledì alle 14.30, quindi non ci sarà un grande pubblico, speriamo di giocarcela armi pari. Alla fine insomma si tratta di soffrire sulle ultime 5 partite, poi dopo abbiamo la Reggiana, l'unico risultato favorevole della giornata, la Reggiana che è andata a vincere a Ferrara, speriamo che venga qua un pochino più tranquilla, perché tanto in casa, per come si è messa psicologicamente, qui ormai si vince solo con le squadre tranquille. Perché vedo che le squadre motivate, tra l'altro, purtroppo, hanno capito come si gioca contro la Ternana. Io, scusa, e chiudo. Forse hanno capito come si segna, come si gioca, scusa, poco, scusa, perché sì, abbiamo schiacciato tutte. Io, scusa, e chiudo. Durante il campionato abbiamo detto più volte che la Ternana era una squadra formidabile. Però abbiamo sottolineato un paio di pecche. Io ho visto parecchie anche fuori, per esempio a Avellino e a Reggio Emilia. La Ternana ha giocato due partite da applausi, strepitosi. Resta il fatto, però, che non ha chiuso la partita fino a pochi minuti alla fine. Poi dopo l'ha portata a casa, in trionfo, a Reggio Emilia siamo usciti fra gli applausi. Ma a Avellino mi pare che abbiamo segnato, mancavano 10 minuti il gol della sicurezza. E a Reggio Emilia mancavano 2 minuti, segnò Nolè in contropiede. Dopo una partita nella quale dovevamo finire il primo tempo 4-0. E nel calcio, quando giochi in quel modo e vinci 1-0 o 2-0, ma proprio all'ultimo, poi dopo ti capita la partita nella quale non giochi in quella maniera e soffri. Quindi questa squadra, purtroppo l'avevamo detto, raccoglie troppo poco per quello che produce. Poi ti va sempre bene, avevamo detto vabbè, ma comunque è andata bene uguale, non ci hanno dato i rigori, no, ma forse è andata bene uguale. Però alla fine di un campionato alcune pecche, perché no, alcune pecche io ce l'abbiamo sul discorso, no, le ecco, paghiamo. Io vorrei dire una cosa in questo, allora, per quanto riguarda il discorso dei rigori che non ci hanno dato, cioè, vabbè, quella è stata una fase del campionato. Adesso non c'è nulla da dire, adesso non c'è nulla da dire, gli arbitraggi sono perfetti, almeno non c'è nulla partite da dire. Mi viene da dire che se avessimo avuto arbitraggi perfetti anche in quelle sì partite lì, adesso di punti di vantaggio ne avremmo 12. Probabilmente staremmo molto più tranquilli da tempo. La seconda cosa che voglio dire, e mi riallaccio a quell'ultima che hai detto tu e che sono d'accordo, è che probabilmente da Ternani, chiedo, poi conferma anche Alberto e Massimo, siamo stati talmente abituati negli ultimi 7-8 anni a vedere spazzatura, non la voglio definire in un'altra maniera, che in un anno in cui tornato l'entusiasmo, è tornato un po' di gioco, sono tornati un po' di risultati, abbiamo teso a non vedere
tanti difetti che, guarda caso, stanno venendo fuori tutti in questo momento, no? Perché il discorso che creiamo molto ma realizziamo poco è così dalla prima partita di cambio, dalla prima. Sai che nelle prime partite, secondo me, le altre squadre non avevano capito, continuavano a affrontarci frontalmente. Io l'ho vista a Reggio Emilia, nel secondo tempo la Reggiana ha provato ad attaccare, non è riuscita una volta a entrare in area, perché la nostra difesa schierata, se affrontata in un certo modo, così come l'affrontava la Reggiana, non è superabile. Quando invece ti capitano queste punizioni maledette dalla tre quarti, non capisco, io penso che Toscano ci stia lavorando molto, quindi non dipende da quello. Sta squadra... Sì, però lì è un discorso mentale, perché cioè non è possibile, a difesa schierata, se hai, cioè la cosa più semplice, dico, prendi di un uomo, non te lo perdi, no? Oh, perdonatemi da casa quello che sto per dire, ma io non vedo un avversario uscito con una combinata da circa 2-3 anni. Cioè, io non me la ricordo, me ne dite una? Gli indicatori di Manini. No, perché se stai in difficoltà e ti stai giocando, poi dopo la fine della partita fai come Rozzi, che dopo che aveva vinto con l'Asco andava là, allora ciao, va, piacere, ci vediamo, tutto bene, sei stato bene, tutto bene. Però intanto io ho portato a casa il risultato. Poi se ti sta bene, pigli la comitata, se no ti gira a largo. Cioè, alla fine il campionato poi dopo bisogna vincerlo, capito? Perché insomma la situazione è quella che è, insomma, a Terni non siamo disposti a subire per, insomma, senza neanche stare là a spiegare quello che voglio dire. Però insomma siamo una fase del campionato nella quale, come diceva Machiavelli, e non sto a specificare oltre, nel Principe in particolare, il fine giustifica i mezzi. Senti, che di cultura, avvocato, che stiamo a fare stasera? Sono contento di queste tutte enunciazioni. No, perché insomma, e citazioni. No, vabbè, fate parlare un attimo, Alberto, però tu sei d'accordo che secondo me no, difetti che avevamo notato, sia creare tanto per realizzare poco, prendere gol più o meno nella stessa maniera più volte, perché poi fosse uno o due, vabbè, però insomma questi gol su calcio di punizione cominciano ad essere un po' tanti, e poi prendere gol magari anche negli ultimi minuti, non subito, no? Che magari c'è tempo di recuperare, beh, cominciano ad essere un po' frequenti, stanno venendo alla luce proprio adesso. Stanno diventando una costante, dici tu. Certo, prima dicevate errori di reparto, errori individuali, perché con difesa schierata, palla dalla tre quarti, dovrebbe, come situazione, una delle situazioni più agevoli per una difesa organizzata che lavora molto sulle palle inattive, perché questo lo posso assicurare, sì. Perché vedo, seguo gli allenamenti della Ternana, Mimmo Toscano sta lavorando su questi errori ormai da tanto tempo, da quando ci siamo accorti che contro la Ternana diventava agevole magari fare gol così. Ci perdiamo le marcature, non riusciamo... Scusa, mister, al di là dei miei suggerimenti un po' grossolani, però parlando invece un po' più tecnicamente, su quelli traversoni, il taglia fuori almeno, dico io almeno dico il taglia fuori, non dico altro. Sì, cioè, nel senso fare qualche blocco verso gli attaccanti, certo. Almeno quello. Sì, e ti ripeto, per assurdo, il calcio è una materia a volte, perché cioè, la Ternana sta lavorando tantissimo su queste situazioni, su queste palle messe dentro in maniera così, sia con i blocchi, sia con l'uscita, con la difesa, no? A volte si diceva ci difendevamo proprio dentro casa nostra, farla alzare la linea, non perderci le marcature, perché lì è un attimo la posizione del corpo per riuscire, come dici tu, magari tu lo dici in maniera grossolana, dici tu, però no? Aiutarti un po' con il corpo, con la posizione del corpo, non fare fallo, però ostacolare, no? questi giocatori che blocco, ci entrano. Ti fermi all'improvviso, l'attaccante è già partito con il terzo tempo, ti viene addosso, lì mi fischia pure fallo, insomma, sì, minimo. È certo che prendiamo gol alla stessa maniera, è certo che dobbiamo lavorare su questi errori, che sicuramente sono più individuali a mio avviso che di reparto, perché però stanno diventando una costante. No, perché poi cioè, l'inquietante nel gol, questo ultimo col Monza, è che se non la prende quello che ha segnato, ce ne stanno altri due liberi. Cioè, non è che uno è stato lasciato libero, ce n'erano tre. Senti, ma ti ha dato l'impressione che si volesse abbozzare un attimo il fuorigioco? Sì, un attimo sembrava si era alzato anche il portiere, sembrava che la linea si stesse alzando, perché anche Stefano ha tentato, però noi il fuorigioco non. La trappola del fuorigioco non la facciamo, sul retropassaggio, quando appoggiamo dietro saliamo solitamente sulla palla inattiva. No? Comunque una constatazione va fatta, che forse pochi hanno fatto, con tutto il rispetto per Ferraro che ha giocato centrale, mancava Pisacane. Pisacane è quello che dirige, per carità, c'era col Tara, ma è quello che dirige, c'era col Pavia, però, c'era col Foligno, però, c'era col Coma, perché nessuno ne parla, ma però, col Coma abbiamo preso un altro gol di questi, però, che segnò Tavares solo in mezzo all'area. Tra l'altro il taglia fuori in quel caso lo fece un attaccante del Como ai danni del nostro difensore.
Quindi io mi sono scocciato di subire gol in questa maniera, perché se subiamo gol tipo l'altro giorno con la spalla, e quello ha azzeccato quel tiro, è stato fortunato che gli era caduto davanti un avversario, se no, però prendere gol è sempre gol, e perché fisicamente si subisce gli attaccanti avversari, insomma la cosa a me comincia un po'. Sì, anche lì quel gol è lì, no? Quello è stato un po' più fortunato, diciamo. Sì, anche perché sembra che il portiere aveva chiamato la palla, poi la palla ribattuta di Ferraro è andata a finire centrale e non laterale. Certo, ci sono sono tutte situazioni che vanno studiate in maniera analitica, perché errore sicuramente c'è, però ecco, ripeto, ci stiamo lavorando tantissimo, non capitalizziamo, perché è vero che creiamo tantissimo, perché il primo tempo abbiamo creato tantissimo. Poi io voglio dire un'altra cosa, penso la cosa più ridicola e più assurda, e sono contentissimo. Io non ho rivisto immagini, dalla tribuna a me sembrava che c'era stato fallo sulla punizione. Sì, è stato invertito il calcio fallo, di punizione. Fallo alla punizione. Non l'aveva iniziato Bernardi, aveva allargato un po' il braccio. Sì, la sensazione della tribuna. Io ero proprio in tribuna lì. Fallo, anche io parlo per me, per Massimo, che siamo vicini di banco. Sembrava nostra, però è anche vero, e l'ha detto anche Toscano su un'intervista, cioè, insomma, noi non ci può mettere pensiero che un arbitro sbaglia una decisione e mettono a tirare un calcio di punizione da 40 metri. Poco prima, fra l'altro, avevamo rischiato di prenderne un altro di gol, sempre su una posizione sempre sulla stessa tipo di destra. Vorrei fare due constatazioni, se mi è consentito. Una seria, una un pochino meno seria, che poi tanto meno seria non è. E comincio proprio da quest'ultima. Ma perché cominciamo sempre il primo tempo attaccando verso la curva est? Noi gol col Taranto, col Pavia, con lo stesso Foligno, con l'ultimamente appunto domenica scorsa con il Monza, li pigliamo sempre sotto la curva est, non capisco perché. Sarà una questione di gabbala, sarà una questione di sfortuna, sarà una questione di sorteggio del campo. Però pure lì, capito? C'è anche questo. Non lo so, però è una cosa che mi fa pensare. Non lo so, in questo momento ci appicchiamo e ci appigliamo più soprattutto a tutte quante le cose più strane, perché è indubbio che stiamo vivendo un momento di paura, noi tifosi, noi addetti ai lavori e via discorrendo, spero non i ragazzi. La seconda cosa più seria. È evidente, mi sembra che possa essere sicuramente confermabile dalla situazione di fatto che stiamo vivendo, che la Ternana A non è capace di gestire il risultato. È chiaro ormai. B, evidentemente questa squadra potrebbe avere il braccino. Prima giocava spontaneamente, quando giocava spontaneamente, senza l'assilo della classifica. Quando... Sì, perché il primo tempo di aspetta un attimo, no? Aspetta un attimo. Questo, poi non cioè, ma perché questa involuzione? Opinione, no? Perché questa involuzione nel senso. L'involuzione significa non saper gestire i risultati e non saper ammazzare la partita, l'avete detto. Scusa, voi stessi. Massimo, primo tempo la Ternana ha giocato una grande partita. Per carità. Ma anche con la spalla il primo tempo. Però noi stiamo assistendo, lo dicevamo domenica scorsa proprio. Il secondo tempo la Ternana ha giocato. Non siamo capaci di gestire il risultato. Questo non è successo solamente domenica scorsa, è successo, lo dicevamo con Enrico e con le altre persone con le quali condividiamo la visione delle partite lì. Tutti i secondi, voi vi ricordate un secondo tempo? Ma la stessa partita con Lumezzane, parliamoci chiari. Con l'Avellino non abbiamo giocato secondo me. È arrivato il secondo gol per caso. Allora. E poi siamo stati capaci di farci fare il 2-1. Non cadere in questo errore, perché se parliamo di calo fisico, e poi non è escluso. Io non lo so se è un calo fisico, un caso mentale. O un calo mentale, non lo so. È vero quello che dici tu, che non giochiamo nei secondi tempi brillanti, ma non è possibile giocare nel secondo tempo come nel primo. La Ternana nel secondo tempo, però, secondo me, non riesce a ripartire in contropiede. Il motivo qualcuno a casa lo può anche sapere. A me non me perché il primo tempo attacchi, vai sulle fasce, entri con due passaggi nel cuore delle difese avversarie, ti procuri una caterva d'occasioni, poi fai solo un gol. E il secondo tempo, balbetti. Massimo, balbetti. Non ti stuzzicare, perché con Gigi... Tu hai parlato di paura dei tifosi, io e Gigi ti garantiamo che la nostra è arrabbiatura a livelli galattici. Io uso il termine paura. Qualcuno non si rende, no, perché qualcuno... Ma lo vuoi sapere come mi sento io in questa maniera? Allora se la devo dire come va detta, io mi sento come il bambino che c'ha il barattolo con la marmellata sulle mani e gli stanno levando il barattolo dalle mani, se va detta come va detta, dai. La tua è paura, la nostra è rabbia, te lo garantisco. Allora però ci siamo un attimo... confrontati per una volta prima della trasmissione, non è mai successo mai. In sette anni, 30 anni tra me e lui, in sette anni che facciamo la trasmissione insieme non ci siamo mai telefonati, Massimo, per dire guarda viene questo, viene quest'altro stasera, punto. Per la prima volta oggi ci ho parlato e ho detto guarda, io mi sento in questa maniera, mi sentirei di dire questo, questo e quest'altro, lui è peggio di me, ci siamo guardati e ho detto guarda, stiamo a fine campionato, domani giocano, stiamo calmi,
Ma infatti, ma la paura comunque è tutto alberga quello che ci abbiamo da dire, noi. Però vai tranquillo che vabbè, la paura o l'arrabbiatura alberga, perché prima o poi questo campionato finisce e tutto quello che ci abbiamo da dire lo diciamo. No, nel senso che no, non c'è niente di, ci sono delle critiche, per carità, ci sono delle critiche, osservazioni. Sì, ma le critiche in questo momento hanno un senso? Le critiche non hanno senso in questo momento, no? No, le critiche dipende dalle interpretazioni. Perché quando io parlo, quando Gigi parla, quando tu parli, ci metto la mano sul fuoco anche per voi. Parlate perché siete malati di Ternana, come siamo malati tutti quanti, perché vorremmo il massimo, per me dovrebbe vincere anche contro il Brasile quando gioca, se mai giocherà. Per cui se io dico per me dovrebbe giocare questo anziché quell'altro, dovremmo giocare con due punte anziché tre, per dire. Faccio degli esempi, qua e là. Lo dico perché nella mia testa è in piena e totale buona fede. Penso che sia il meglio per la Ternana. Oppure se diciamo una squadra dovrebbe affrontare. Chiaro che se io giocassi la Ternana, dopo 2 minuti sarei sempre espulso. Tu non finiresti una partita, senso, questo è chiaro. No, non la inizierei neanche. Però, siccome in questo momento anche dire potrebbe essere mal interpretato, non voglia, sia dalla tifoseria che da qualche giocatore, non vogliamo creare. Ma sarà lecito avere paura, sì. No, però ma per carità. No, però tu dici che hai paura, io ti dico che noi siamo arrabbiati. Io non sono arrabbiato, ho paura. Uniamo rabbia e paura, stiamo calmi, sereni. Aspettiamo. Insomma, dai. Però vabbè, quello che Gigi voleva dire, se penso si sia capito, io la penso come lui, e secondo me spesso non va in campo la formazione migliore. Ecco, questo è il concetto. Vabbè, senza fare nomi, senza fare ruoli, senza fare niente. Però, io credo che ognuno di noi che fa questa attività, non dall'altro ieri, che facciamo i giornalai o giornalisti che dir si voglia, o gli opinionisti, non dall'altro ieri, ma da qualche lustro, insomma, si possa anche permettere il lusso di dare dei giudizi tecnici. Vabbè, perché, voglio dire, e quindi non condividere determinate scelte. Oggi ci limitiamo oggi alle pagelle, no. Che, allora leggo le pagelle, che certificano una partita e basta, ecco, non c'entrano niente col resto. Chiedo a Donella Biondini in regia se per cortesia cominciamo a spulciare insieme le pagelle, cominciando da Ambrosi, 5, dopo una grande parata nel primo tempo, rovina tutto con 2 uscite maldestre nella ripresa. Una ci costa il gol del pareggio, l'altra a momenti la beffa. Mi riferisco non al colpo di testa andato fuori, ma a quell'uscita che poi non si è capito con il difensore e l'attaccante è riuscito a tirare. Stefano si è trovato, qui chiedo giudizio ad Alberto, che sicuramente meglio di noi può darci la spiegazione, sul gol del pareggio del Monza, si è trovato nella terra di nessuno. Come mai, secondo te? Eh sì, si è trovato un po' a metà strada Stefano. È partito e poi si è fermato. C'è stato questo movimento. Io penso che Stefano sta soffrendo molto in questo momento. Mi ha mandato un messaggio proprio. Questa situazione. Un ragazzo, diciamo sempre le stesse cose, però Stefano, vi assicuro, è un ragazzo al di là molto intelligente, quindi consapevole di tutto quello che sta accadendo. Quindi e si rende perfettamente conto di quello, dei gol che stiamo prendendo. Quindi, però è uno che sta soffrendo e sta con la fede. Quindi ci tiene tantissimo e sono certo che in questo momento mi sembra un po' un capro espiatorio, sendo anche allo stadio. No, e non lo deve essere a mio avviso. Io... C'è da dire una cosa, scusa. Non lo deve essere. Però questo ragazzo, fra l'altro, nelle ultime 3-4 settimane non è che ha potuto lavorare sempre bene. Eh? Ah, Stefano, sì. Non sta molto bene, però scende in campo perché stringe i denti, perché tiene tantissimo la Ternana. Io sono convinto, e ha fatto una parata eccezionale poco prima. Perché aggiungo a Chiosa, è vero, parata eccezionale, aggiungo a Chiosa, e non perché Stefano sia un amico, in questo caso mi disimpegno da ogni rapporto affettivo che ho con lui, con Fabio, Isacai. Aggiungo, non sono d'accordo con chi lo critica dicendo parla di meno e parla di più. Perché comunque Stefano ci ha sempre messo la faccia, in tutte le occasioni, questo, quelle positive mi sento di spendere e quelle meno positive. Innanzitutto Massimo, ricordiamo per la milionesima volta che il voto è alla singola prestazione e non al campionato, perché poi ce ne sono state altre. Ma poi non è che voti. Se uno parla non molto. Para, capito? Cioè, poi ecco, rispetto a questo discorso parare di più, parlare di meno, io penso che chi lo dice si deve proprio vergognare. Ma guarda, è una cosa che mi dà un fastidio. Non conoscete Stefano? Io quest'anno, io so per anni ci abbiamo avuto o nessuno, perché poi in periodo non c'è stato verso di sentire nessuno, o dei manichini che venivano qui a dire le frasi ciclostilate. Qui abbiamo un capitano che oltre che parla italiano, che non è poi così, che non è poi così comune. Va bene?
Ma poi non è che è banale, cioè quando dice le cose, le dice per bene, le dice vere, acuto, è disponibile. È critico. Non si è mai tirato Non si è mai tirato indietro di fronte a nessun tipo di domanda. Ma ce l'avessimo avuti di calciatori con queste doti. Educato con queste e civile, non è permaloso come tanti altri suoi colleghi. Non dico della Ternana, ma parlo proprio di calciatori in generale. Chi dice questo, secondo me, si deve vergognare, punto. E chiudo con una mia personale constatazione, perché comunque andavano spese quattro parole per Stefano. Io in 35-40 anni che faccio questo lavoro, chiamiamolo lavoro, divertimento, se lo vogliamo chiamare divertimento, non ho mai stretto rapporti di amicizia con nessun giocatore della Ternana. Quest'anno stranamente mi è capitato di stringere rapporti di amicizia sincera con Stefano Ambrosi e con Fabio Pisacane, e vi garantisco che dal lato umano, lasciamo perdere l'aspetto tecnico, sono due persone straordinarie che non meritano la benché minima censura, perché tutto si può mettere in dubbio meno la loro assoluta totale buona fede e il loro estremo attaccamento ai colori della maglietta. Punto. Ma nessuno ha messo in dubbio. Fazio 6,5, solida gara Gagliardi e disciplinata al tempo stesso una garanzia. Oltre, non penso ci sia altro da aggiungere. Ma sulla difesa devi far pesare a tutti mezzo punto. Sì, ho capito. Io lì è amnesia collettiva, voto di reparto, posso levare mezzo voto a tutti. Ferraro 6. Scusa Massimo, sulla palla. Ma prego, scusa. È l'unica situazione in cui non conta la superiorità numerica. Quindi, no, la palla... è collettivo, anche perché poi grave, però anche a saltare sui calci piazzati ci vanno tutti, non è che ci va solo la difesa, per cui insomma andiamo avanti con Ferraro. Prende il posto di Pisacane, seppur con qualche sbavatura se la cava e non lo fa rimpiangere più di tanto. De Giosa 7, e concordo con Enrico, e non perché ci eravamo messi d'accordo prima. Gara molto convincente, sto ragazzo è una sorpresa ogni volta che gioca, mi piace proprio tanto, preciso nelle chiusure e negli anticipi, fa sentire tutto il suo fisico agli avversari di turno. Peccato si abbassi un po' nel secondo tempo. Comunque c'è da dire però che bisogna notare la pochezza, ve lo dico con un'arrabbiatura continua, dell'attaccante di questa squadra che era venuta qua. Cioè, è pazzesco come abbiamo fatto il Monza a pieno punto. Bernardi 6. No, soprattutto a levarcene due a noi, perché il punto me glielo davo pure. Bernardi 6, solito grande contributo per quantità e dinamismo. Aggiungo che ha giocato con un'infiltrazione che gli è stata fatta nel secondo tempo per un problema al ginocchio. Domani non giocherà, ve lo dico subito, perché andrà in panchina, staremo a vedere. Miglietta 6. Gara sufficiente, non brillante, anche non per colpa sua, no, come il resto della squadra. Gara sufficiente con pochi acuti e molta sostanza, ha detto Enrico. Beh, no, Miglietta secondo me ha giocato bene. Miglietta 6, gara sufficiente con pochi acuti e molta sostanza. Carcuro non giudicabile, fuori subito per infortunio, peccato, forse ce lo siamo perso fino alla fine della stagione, non lo so. Gotti 6,5, sì, vero, primo tempo buono, primo tempo estraripante sulla fascia, nella ripresa arretra troppo la sua azione come tutta la squadra. Un appunto a Gotti, ma perché non dire in porta? Ci sono capitate due occasioni, una nel primo tempo clamorosa, quella del primo doveva tirare, sì. Come ha fatto gol Vidal, poteva fare lo stesso tipo di gol che ha fatto Vidal con la Juventus contro... Questo di Gotti è un discorso di braccino. Stava lì, stava. Come qualche giocatore non tira perché potrebbe sentire la pressione. Non è, 7. Ma non il resto. Finché in campo sembra imprendibile, poi una brutta caduta lo toglie dalla scena. Quella è stata sfortuna. E anche qui ci stanno problemi di una certa consistenza, non giocherà ovviamente domani, speriamo possa essere recuperabile successivamente, perché se gli levi gli levi la fantasia al gioco d'attacco della Ternana. Sarebbe anche Giacomelli. Ecco. E qui lasciamolo perdere l'argomento, magari lo toccate dopo. Docente 6. A me questo mi continua a ricordare sempre Iacomuzzi, che era meglio comunque. Si spolmona per fare sponde, pressing, aprire spazio ai compagni, spostato sulla fascia combina molto meno, si impegna tanto. Iacomuzzi poteva essere anche come docente, ma c'era il fisico dell'Interi però. Beh, Iacomuzzi era bello tosto. Secondo me Ducene non ha giocato male. Non ha giocato male, ma porta il numero 9 purtroppo sulle spalle. Allora, sicuramente ha spostato, quando voleva spostare a sinistra, lì è finita la partita perché non è nelle sue corde. Ma tu dici segna poco, è vero, è un difetto. Ha fatto un gol, ma l'Itterio ne ha fatti 5? 5, 6, 4. 4. Non sta vivendo un buon momento. Chiedo conferma a Alberto che abbiamo qui. Il modulo di Toscano non è che prevede che poi il centravanti sia proprio il goleador della squadra, perché mi sembra sia il primo a fare pressing, il primo a fare sempre le sponde, ad aprire lo spazio per gli altri attaccanti che entrano. Giusto.
uno docente, quattro Litteri sono i due centravanti, Nolè che è in esterno e Sinigaglia che è su esterno, hanno segnato più di due centravanti messi insieme, anche come modulo sono poco portati a tirare proprio. Sì, sì, giocando con i tre davanti solitamente il centro, il centrale è quello che gioca più sullo scarico, sì, e sono gli altri a entrare, a sfruttare tagli, spazi, tempi, quindi il lavoro di... E poi, dato che noi giochiamo proprio sulla riconquista palla immediata, quindi su... iniziamo a prestare alti, il lavoro della punta centrale è importantissimo, è fondamentale. Grande fatica. Sia Litteri che Docente svolgono un lavoro importante e grande, e allo stesso tempo anche le due punte esterne che non giocano larghe ma giocano strette, sono sempre quelle a chiudere in orizzontale sul mediano, sul centro squadra avversario. Quindi facciamo un grosso movimento a scalare in mezzo in attacco, perché noi la nostra riconquista è alta. Quindi i tre fanno... Siamo andati e hanno notato che la Ternana dal punto di vista della riconquista della palla è la migliore squadra del giro, e su questo non ci sono dubbi. No, noi siamo, io permettimi Massimo, noi siamo organizzatissimi, su questo dico che siamo, che Mimmo Toscano è bravissimo, noi, la squadra è organizzata sia nella fase di possesso palla che nella fase di transizione, cioè in quel momento in cui è persa palla l'andiamo a riconquistare. Noi siamo organizzati, è vero c'è un problema di fondo che è visto così a primo acchito, che riusciamo a capitalizzare poco e prendiamo gol e sembra la stessa maniera. E è vero, però non possiamo dire che non ci lavoriamo su entrambi i fattori. E non lo dite voi. È un altro fatto che condivido pienamente e voglio condividere con voi è sulla straordinarietà di questo gruppo. Domenica mattina sono stato in ritiro, sono capitato in ritiro a parlare con il direttore, con Cozzella, che parlavamo proprio della nostra partita di sabato alla Beretti, e ho parlato un po' con i ragazzi. Cioè, questo, e non è un luogo comune quello che diceva Massimo, che Ambrosio è eccezionale, che Fabio Pisacane, che il papà di Pisacane viene a festeggiare, a mangiare la porchetta con la Beretti. Cioè è un qualcosa di strano, almeno anch'io che seguo voi parlate di Iacomuzzi, io tutta gente che ricordo perfettamente perché penso che siamo coetanei, quindi io un gruppo così, e anch'io di giocatori so come Massimo, però con questi non è spontaneo, qui vinco una partita io con la Beretti che conta e non conta, tutti i ragazzi sabato sono arrivato in ritiro, non ce n'è stato uno che non è venuto a stringere la mano, a fare i complimenti, cioè questo è un gruppo, e questo lo dico a viva voce, c'è la rabbia, no? Perché eccezionale, è un gruppo eccezionale, è un gruppo che lavora, oppure Fabio Pichesacane, parlavamo di Fabio, con la caviglia che me l'ha fatta vedere anche a me, tutta così, stava in ritiro, fatto ritiro anche lui, e diceva adesso vado a provare a fare un po' di corsa lenta e lunga per provare l'articolazione, cioè questi veramente, altri magari no, dato che questi sono professionisti, perché se non giochi in condizione, giochi con una caviglia malmessa, è facile farti male in maniera seria, ginocchio, altre cose, è facilissimo, quando non stai bene fisicamente... E qui giochi con giocatori, hai dei contatti importanti, cioè lì non è che entri o non entri. E questa è tutta gente così, ritiro tutti quanti. Cioè, guarda, io lunedì ci ho avuto un infortunio, martedì l'ho incontrato verso le 21, no? Tornavo a casa e mi ha detto io mercoledì prossimo gioco. Sì, Fabio è fuori classifica, ma tutti gli altri, Stefano, tutti i ragazzi. E questo secondo me è un buonissimo segnale, perché un gruppo coeso, un gruppo di persone vere, contribuiscono ed è fondamentale. Io per me, cioè i valori in una squadra, questa è una squadra, questo ve lo posso assicurare. Voi parlavate degli altri anni e io penso benissimo, capisco ai vostri riferimenti. Questa è una squadra, questa è una squadra che gioca insieme, vince e perde insieme. Dopo è tutto vero che prendiamo gol, tutto vero che ognuno può. Non sono delle macchine perfette. Non sono delle macchine. Siamo giocatori, ragazzi, quando Mimmo dice partiamo sempre da dove siamo partiti, noi non è che abbiamo costruito. Io penso che la Ternana ha scelto i giocatori alla perfezione, perché non abbiamo, a mio avviso. È certo, a questo punto, capito, è certo, non è che siamo andati a prendere la punta che aveva fatto l'anno prima 25 gol. Cioè, il discorso che fa Alberto non fa una grinza. Sul fatto da come siamo partiti, il problema è che ormai siamo arrivati a un punto per il quale. Però ripeto, certo. Ecco perché io parlo di paura e non parlo di rabbia. Ma il discorso è quello, perché se uno che ha visto la Ternana a Norcia gli dicevano che a 5 giornate lo sa che io ho visto primo, la Norcia, Massimo, io voglio dire, vabbè, io penso che il direttore Cozzella ha fatto la strada cercando di coniugare il discorso economico alla qualità di giocatore. Noi non siamo andati a prendere faccio un nome, Cipriani, che costerà penso, Umanotta
o Marotta, noi abbiamo preso Litteri, ragazzo in grande evoluzione a mio avviso, che potrà diventare giocatore, che però stiamo aspettando tutti la sua esplosione, è il centravanti titolare della Ternana. Oppure anche gli altri, siamo andati a prendere tutti i giocatori, persone in gamba. Queste sono ottime indicazioni dell'allenatore, direi, no? Stavo sicuramente, l'hanno fatta la squadra, l'ha fatto il direttore insieme all'allenatore. Questo l'abbiamo È così, stavo appunto commentando tra me e me quello che sta... Come fai a... Vabbè, Sinigaglia 8, nettamente il migliore in campo e non solo per il gol, in un periodo di forma eccellente, è stato un peccato doverlo togliere per i crampi. È stato un peccato vederlo fuori qualche partita. Ma è un giocatore recuperato, ritrovato, come diceva lui, che stiamo aspettando l'esplosione di Sinigaglia, di Litteri, vabbè. Sinigaglia quando è in forma fa la differenza, deve giocare sempre. Segas, gara ordinata fatta di tanta quantità e qualche spunto in impostazione, niente da dire. Danti, 5. Impalpabile, spesso in fuorigioco, spesso ignorato dai compagni, male. Adesso io dico che qui non è che c'è una crociata contro Danti, come qualcuno vuol pensare o vuol far pensare. Giudicata la partita così come è stata vista domenica scorsa, evidentemente non si può prescindere da una valutazione insufficiente. E questo non significa che ce l'abbiamo con Danti, per carità di Dio. Ma io non lo conosco, perché ce l'avrei. Perché comunque lo sa, adesso c'è la spaccatura, allora Dantri VS versus Giacomelli. No, io dico, però, no, scusa, ne dobbiamo parlare. Scusa, Ambrosi prende 5, nessuno dice, no? Perché il voto della partita è quello. Danti prende 5, pure abbondante. E siccome è Pasqua, domani giochiamo eccetera eccetera, è 5, noi non ce l'abbiamo, io mi devo giustificare, ma io mica ti giustifico, ma io con te, io faccio ma l'hai vista la partita generale, l'hai vista la prestazione, hai sentito i commenti, ma ti ho detto che la valutazione è oggettivamente precisa e anche pure leggermente basta. Poi l'ho detto, però se dobbiamo fare questo mestiere, se dobbiamo stare qui davanti alle telecamere mettendoci la faccetta, è indubbio che non possiamo sconfessare noi stessi. No. Io ho tanti difetti, però nessuno mi potrà mai dire che ho preso in giro la gente. Tanto è vero che Litteri 5. Tanto è vero che Litteri 5. Certo. Ovvero entra e non combina niente di buono nemmeno lui. Beh, però ha giocato poco Litteri. Sì, per carità, però niente. Però ha giocato poco. Tanti ha avuto 60 minuti. Sì, ti ho detto, è Pasqua. Vabbè. Senti, mandiamo la pubblicità a regia. E poi dopo finiamo tutta la trasmissione col settore giovanile. Certo, che mi piace tanto. Non possiamo dirgli niente. Il materasso in viscoelastico è sensibile al calore del corpo umano, è automodellante, si comprime e si dilata a seconda del peso del nostro corpo, permette alla colonna vertebrale di rimanere dritta e rilassata. Il sonno è una delle attività più importanti della nostra vita. Dormire non vuol dire riposare bene. Ciao, sono Raffaele Nolè. Prima avevo dolori di schiena e ora, da quando dormo sul materasso Vita, non ho più dolori di schiena. Forza Fede! Scoprirai la differenza tra dormire e riposare. Potrai vederlo direttamente a casa tua. Riceverai una dimostrazione a domicilio, senza alcun impegno, ed un bellissimo omaggio. Ti sveglierai come se avessi dormito su una nuvola. Schiena, collo, gambe, umore ti ringrazieranno. Provare per credere. Chiama ora il 392-6528-764. Ci sono tanti materassi. Vita Group ti offre solo il sistema di riposo. Bene, siamo tornati dopo lo sponsor. A questo punto cedo la parola a Massimo, perché l'esperto di settore giovanile qui da noi e lui, per i suoi trascorsi, ma anche per una passione personale che so appartenerti già da prima. Ah, per chi non lo sapesse, ricorda che quello che ha fatto la Beretti fino adesso. In questo anno in cui non facciamo altro che stropicciarci gli occhi, speriamo di poter continuare a stropicciarci gli occhi fino alla fine, insomma. Non va minimamente sottaciuto la rinascita, la totale rinascita del settore giovanile della Ternana Calcio, così distrutta, distrutto, devastato, sbriciolato da precedenti 5-6 anni assolutamente innominabili e che non vale neanche la pena di ricordare. Ecco. Io ricordo solamente una cosa, che qualcuno è riuscito a distruggere quattro generazioni di calciatori
e li ripeto per l'ennesima volta, 89, 90, 91 e 92. Di queste quattro generazioni di calciatori del settore giovanile della Ternana non ce n'è uno, dicasi uno, che è approdato in prima squadra, ma non ce n'è in questo momento uno, dicasi uno, che sia approdato nella Lega Professionisti, eccezion fatta per Daniele Materazzo che gioca col Montichiari, riserva, 91, e Olivieri che mi sembra stia ancora a Celano, ma non lo vedo da parecchio tempo in formazione. No, per il resto, tabula rasa, sapendo poi come sono stati trattati genitori e ragazzi. Vabbè. Non voglio aggiungere altro. Se oggi sto qui invece di stare là è perché a un certo punto non ne ho potuto più e ho mandato dove dovevo mandare certa gente, chi ci ha fatto le spese è stato qualcun altro, perché anche vigliaccamente le colpe mie le ha pagate qualcun altro, ma questo è un altro discorso, scusate lo sfogo. Grande, straordinaria Berretti di Alberto Favilla, io sono contento anche per Alberto, perché Alberto è uno che ha avuto tanto poco nella sua carriera e avrebbe meritato tantissimo di più, tantissimo di più. Una squadra straordinaria, Alberto, ma soprattutto un gruppo straordinario. Ma quello che è il tuo merito non è quello di aver fatto vincere questi ragazzi con quattro giornate d'anticipo, unica squadra in Italia imbattuta, andremo a fare le finali nazionali, chissà che non ci scappi lo scudetto, eccetera, eccetera. Ma quello che è il tuo merito è quello di aver restituito a questi ragazzi, che io conosco uno per uno perché erano cuccioletti ai miei tempi, la voglia e il piacere di divertirsi giocando al calcio. Questo è il tuo merito. Ecco, dopo questo, punto. Dopo sta sviolinata te ne puoi anche andare. Posso andare a casa. Ma, cioè, riassumici la situazione. Mancano due partite. Mancano due partite al termine. Quindi abbiamo giocato 22 partite. 24, allora abbiamo fatto 18 vittorie e 6 pari. Quindi abbiamo vinto il campionato due domeniche fa a Perugia, ci bastava un punto, abbiamo vinto. Adesso... Tra l'altro, scusa, tanto abbiamo tempo, abbiamo vinto a Perugia, un derby comunque importante, in un ambiente che mi hanno detto molto ostile, i ragazzi per festeggiare hanno dovuto aspettare di arrivare oltre Quandalla, così mi hanno detto. Sì, scortati dalla Digos e siamo arrivati a Ternina, anche qui, ecco, un anno un po' particolare come dite voi, c'erano ad aspettarci, tutto. Come succede alla prima squadra, il Bar Sorriso. E vanno a aspettare. Sono entrati dentro il Pullman. E è stata una cosa tanto bella. Allora, I tifosi. Perché questa cosa non le sappiamo, però insomma giusto le sappiamo. No, è bello perché a Perugia, che ne so, poi il tifoso, quello storico, quello che va a vedere le partite da solo, quel tifoso lì stava al Taranto, gli hanno regalato una maglia, sentivo tante parolacce a vedere la partita, ad un tratto mi sono girato perché malgrado mi ero imposto di non rispondere, l'avevo raccomandata ai ragazzi, però io le prendevo di tutte e di più. Ad un tratto sento una voce invece amica, mi giro, era quel signore. Sì, quello solito. Che quello solito stava a Perugia. Quindi c'era anche qualche. Lui abita lì, da quelle parti. Lui e quindi ha preso la palla a balzo per venire. Quindi abbiamo fatto 18 vittorie, 6 pareggi. Scusiamo, non ci ricordiamo. Non ci ricordiamo. Anch'io lo saluto perché mi ha fatto estremo piacere. Abbiamo segnato 70 gol e siamo la squadra che ha fatto più gol in tutti i gironi della Berretti. Questi sono un po' i numeri mi sembra che oggi... Luciani dei cognome, ma non... Sì, quindi abbiamo fatto 70 gol. Tocco ferro perché siamo imbattuti. Mancano due domeniche, abbiamo Rimini e San Marino. Inutile negare San che... San Marino dice che è una buona squadra. San Marino ha dei giocatori bravissimi, alcuni tipo il centravanti che spesso gioca in prima squadra. Rivi, un ragazzo che ha fatto il torneo di Viareggio con il Napoli, interessantissimo. 94, quindi abbiamo queste due partite, se no teniamo anche all'imbattibilità. Ma no, comunque i playoff ormai li facciamo? No, noi ormai siamo arrivati primi. No, i playoff dico... La pool scudetto. Sì, sì, no, io dico che adesso... Come sarà questo? In questo momento... Chi pigliamo a proposito? Oggi Abruzzo? Prendiamo Avellino e Milazzo, oggi. Come sarà? Quante squadre sono? Avellino e Milazzo. Siamo tre squadre, un girone da tre squadre. Passano due. 2-1, anche qui ancora non è chiaro. Potrebbero passare la prima e seconda, la prima e le migliori seconde. Ancora non è chiaro. Così funzionava tempo. Noi andiamo per obiettivi, abbiamo vinto il campionato, adesso vogliamo mantenere questa imbattibilità, se ce la facciamo, queste due gare, inutile dire no, che ci piacerebbe passare alla storia. Ci piacerebbe mettere quello scudettino qui davanti? Poi dopo. Ci proviamo. Ci proviamo a fare tutto. Senti, la bella cosa è che termino, ho detto un po' di numeri, parlavi di gruppo, è vero, è un gruppo straordinario, do una notizia. Proprio. No, falla da me, dammi questa soddisfazione, bene, per favore, dammi questa soddisfazione. Domenica, voglio dire una cosa, domenica abbiamo festeggiato davanti al nostro pubblico, era numerosissimo, Massimo c'era. Sabato, io parlo di domenica perché... Ma sabato, mi ha invitato. Io la verità è che... Ti posso dire che la porchetta era buonissima. Ecco, io sono abituato a giocare la domenica, sono tornato a giocare il sabato.
tanta gente, Radio Nose ci hanno fatto la festa con la porchetta, di positivo il presidente è venuto negli spogliatoi alla fine del primo tempo, ci ha fatto tanti complimenti, io gli ho detto che vincevamo 1-0, che ero soddisfatto in parte. Ti ha fatto piacere quell'intervista a Longarini in cui ha detto ci abbiamo anche la Beretti che ha camminato con tre partite. Abbiamo attaccato il Corriere dello Sport, io faccio così, l'ho attaccato nello spogliatoio. Beh, è una cosa insomma, no? Sì, come abbiamo attaccato quello che ci ha detto Zadotti, che ci ha fatto i complimenti per il gioco, e io gli ho detto che il secondo tempo gli avremmo fatto vedere i gol. E sono arrivati altri quattro gol. Quattro e soprattutto fischioni. Ecco, siamo riusciti quest'anno, credo, malgrado l'impegno sabato, la Sant'Arcangiolese non era di. Però noi con i nostri principi di gioco abbiamo fatto una buona gara, abbiamo rifatto questi 5 gol e ne abbiamo fatti 70. Quindi la nostra voglia di. Scusa, mister, perché queste sono tutte cose che a casa noi le diciamo, anche se dico, tu giochi, o comunque in quasi tutte le partite, hai giocato con lo stesso modulo che adotta la prima squadra. Sì, quasi tutte. Adesso poi dopo un pochino ha modificato. Abbiamo modificato, sì, parlandone sempre con Toscano, perché questa è stata, credo, la cosa importante. Questa è una cosa che non era mai accaduta, no? Che la prima squadra questo qui è stata una scelta del direttore, a me mi ha fatto conoscere Toscano appena arrivato a Terni. Ci siamo conosciuti, penso, dopo un giorno o due. Con Mimmo è nato, credo, un feeling positivo, quindi parliamo tantissimo, tutti, ogni allenamento, ogni giovedì. La nostra fortuna è stato fare la partita tutti i giovedì, quindi abbiamo preso quasi il passo della prima squadra. Dico quasi, però dico che mentre prima si diceva giocando il giovedì, il sabato, 48 ore, noi non dico che facciamo passeggiate il sabato, però lo dicevo proprio con Mimmo sabato, in ritiro, terminata la partita, o domenica mattina. Dopo che hai giocato mezz'ora con la prima squadra, quando giochi con i parietà è un'altra cosa. E lì ho visto la crescita del mio gruppo. All'inizio non eravamo allenanti, poi piano piano siamo diventati più allenanti. Giovedì scorso, proprio prima dell'ultima partita, abbiamo fatto un primo tempo. Ne parlavo con Mimmo. Perché sarà che è calata la Ternana. Com'è? Dico, non sarà che è calata la Ternana. No, assolutamente. La Ternana no. È noi che, lo diceva l'allenatore, questi ragazzi sono cresciuti, questo è sicuro. Massimo prima puntava sul discorso di valorizzare quello che sanno fare. Sì, io almeno quello che ho tentato di fare, dare i miei principi di gioco, le mie idee. Era un gruppo mentalizzato, devo dire, un gruppo sicuramente precedentemente ben guidato, perché su questo io ho avuto la fortuna di guidare questo gruppo, perché è stata una fortuna. Dopo non nascondo che insieme al mio staff, Mauro Romoli che è il preparatore atletico, Mauro Cecchi, lavoriamo in equipe e ci abbiamo lavorato tanto. È un gruppo che lavora tanto. Oggi noi abbiamo finito l'allenamento e poi ce ne andiamo in palestra. Racconto sempre queste cose, ma sono importanti. Noi succedono le cose più strane, l'ho già raccontato, però lo voglio raccontare per far capire. Massimo li conosce i ragazzi. Allora, noi prima di Ternana-Siena in casa ce ne siamo passati come quantità di lavoro il venerdì antecedente la gara. Siamo rimasti, abbiamo lavorato tanto atleticamente, poi mi sono messo in campo anch'io, dopo perdo un po' i tempi giusti. Di solito la rifinitura che deve durare un'ora, 50 minuti, un'ora e un quarto. Se ti dico che abbiamo durato 2 ore e mezza, 3 ore, è da pazzi. Però perché lavoriamo non solo in prospettiva della partita, ma proprio della crescita dei giocatori, le palle inattive. Il gol che ha fatto Sinigaglia, anche questo a testimonianza domenica. Avete visto su schema, palla avanti, palla dietro, palla rimessa dietro, no? Quello è uno schema classico della Ternana che noi abbiamo copiato di sana pianta e ci facciamo tanti gol anche noi. Finiamo l'allenamento durato 3 ore, rifinitura, venerdì per la partita del sabato, vado a trovare il mio preparatore atletico nella sua palestra, per preparare il lavoro, per pianificare la settimana successiva. Erano verso le 6, finito l'allenamento, antistadio, palestra, e vedo una alla volta arrivare i nostri giocatori. Allora domanda a Mauro, ma Mauro, questi che fanno loro? Allora incominciano, arrivano questi, io, ma che fate voi? E mi dice, scarichiamo un attimo, lavoriamo un po' sopra. In realtà questi qui sono stati, invece di andare a fare, racconto sempre, la passeggiatina, percorso d'acido, a vedere le ragazzine, questi alle 3 hanno iniziato l'allenamento, alle 6 hanno finito e dalle 6 alle 8 se ne sono riandati a far palestra. Che voglio dire con questo? Che questi vogliono diventare giocatori, ci tengono, hanno la mentalità, hanno voglia di arrivare. Anche se io lì ho detto andate a casa, non perché non esageriamo, perché è tutto vero, vanno a fare solo, vanno a scaricare, però già stare dalle 3 alle 8, rifà la seconda doccia, è il sabato, no? Però questa è stata una prassi. Parole e musica per le mie orecchie. Nel frattempo mi sono venute una decina di domande, ma mo gliene faccio una io, me lo permetterai? Io ce n'ho una da parte. Vabbè, fatemi fare questa. Allora, io so che tu non ami parlare dei singoli, né io mi permetterei di citare i singoli, perché capisco qual è la filosofia secondo la quale va gestita una squadra del settore giovanile.
tu hai dei ragazzi straordinari, da Cittino al portiere fino all'ultima delle riserve, che non sono riserve perché li fai giocare tutti, e questo è un altro merito importantissimo che ti va scritto, ma ce n'è uno che io ho nel cuore, perché è un ragazzino che tra l'altro è stato colpito duramente dalla sorte e anche di recente, ma è un ragazzo di una serietà straordinaria ed è un calciatore in fieri, uso l'aggettivo formidabile. Ebbene, abbiamo avuto la soddisfazione, tu me lo confermerai, di vedere Alessandro Rinaldi convocato domani a Sorrento. Questa è una cosa di straordinaria importanza che vale momenti più di tutto il lavoro che hai fatto del campionato vinto, perché questo significa fare il settore giovanile. Questo è il senso del settore giovanile, ma come Rinaldi ne potrei citare altri 22, per tutti gli altri ragazzi praticamente. Però io Alessandro ce l'ho nel cuore e mi perdonerai se faccio un ragionamento su di lui. Confermi che è stato convocato per domani? Sì, questo ti do atto molto al mister, perché Mimmo li vede i ragazzi e non ha paura di convocarli. Rinaldi ha già fatto gol in Coppa Italia. All'Aquila. Quindi già all'Aquila, quando abbiamo vinto 1-0, ha segnato Alessandro. Io, come hai detto, non parlo di singoli. Per me sono tutti uguali i giocatori, però la notizia è quella che hai detto tu. Domani, oggi stamattina, si è allenato con la prima squadra, poi Toscano ha deciso di portarlo e lui mi ha chiamato subito, che era euforico, perché come io non concordo con te di più, perché è il mio capitano con Alessandro, poi anch'io, Alessandro va raccontato, stava quest'estate, stava per andare via, io devo dire che ho prestato la mia società affinché rimanesse, perché io credo tantissimo in Alessandro. Già mi sembra, l'ho raccontato qui quando quest'estate proprio... Sarebbe da fare tutto un discorso, però lasciamo stare. E anche il direttore, anche Cozzella, il nostro responsabile, tutti quanti. Noi in Alessandro crediamo, lui anche era tentato di andare via, doveva andare in una società dilettantistica, e invece l'abbiamo convinto che era il caso che lui rimanesse. Ma lui era convinto? Sì, però era un po' il fatto che c'erano... Senti, lo dico a casa, dico, ma come mai secondo voi questo vuole andare via? Io questo lo chiedo a casa, eh? No, vabbè, Alessandro, ecco, io non vorrei polemizzare, perché con lui ci ha parlato molto il nostro direttore, Cozzella, lui è rimasto, io gli ho dato la fascia di capitano, ha fatto un campionato, se dico straordinario, dico poco. Oggi mi ha chiamato subito a testimonianza, era euforico che andava con la prima squadra. E quindi noi siamo orgogliosi, perché come dite voi più, vale più del campionato vinto, sti ragazzi che oggi sta con la prima squadra, domani speriamo che vada in panchina. Noi Alessandro lo merita, perché come dice Massimo purtroppo è stato sfortunato, gli è morto il papà, quindi è un ragazzo, ha una personalità straordinaria, quindi... Perché nel calcio, da quel calcio è calcio, chi è bravo gioca, chi non è bravo non gioca, invece sono 7 anni che a Terni succede questo lavoro. E quelli bravi a un certo punto gli passavano anche in prima squadra. Chiudo il mio intervento e poi fate tutte le domande, ma in questo caso devo dare un messaggio a Alberto Favilla, che non riguarda la sua squadra ma riguarda un giovane che è ancora della Ternana e sta facendo cose straordinarie fuori, in quel di Todi per esattezza. Io parlo del portiere Alessandro Piacenti. Andavo, è un ragazzo di prospettive straordinarie. Io ti chiedo umilmente, e chiedo umilmente la Ternana Calcio, 92, non me lo rovinate, questo è uno che può andare avanti come Alessandro e come tanti altri ragazzi del gruppo. Alessandro Piacenti, portiere del Todi. Sta facendo molto bene. Chiudo, non aggiungo altro, messaggio bene. Per i naviganti, punto. Ti sfrutto, domanda didattica, torniamo alla prima squadra. Abbiamo discusso parecchio, dopo aver visto la partita con la Spalla in particolare, su come si modifica l'assetto offensivo della Ternana con in campo Giacomelli come esterno sinistro. Perché normalmente l'esterno sinistro titolare, che di solito è Sinigaglia, tende ad accentrarsi e a creare lo spazio per l'esterno di centrocampo che sale. Giacomelli tende invece a giocare lui molto largo e a far fare l'accentramento al centrocampista. Che in quel caso era di andare. Cioè, abbiamo avuto le traveggole o è questo che succede, si verifica? No, si verifica questo, ma nel nostro gioco, prima l'abbiamo accennato, noi giochiamo con giochiamo con una punta centrale e le due punte vicine. Il centro sinistro è solitamente Sinigaglia, il centro destro che è Nolè, per dar spazio agli esterni, per guadagnare il fondo campo. Ci abbiamo fatto tanti gol sfruttando. È vero che Giacomelli è un giocatore che tenta più di cercare il fondo cercando l'esterno,
sono caratteristiche diverse, sono caratteristiche prettamente diverse quelle di Giacomelli e quelle di Sinigaglia. Secondo me Giacomelli è più sostituto di Nolè che di Sinigaglia, che anche come caratteristiche dire. Probabilmente sì. Comunque, no? È gente abilissima nel saltare l'uomo, secondo me 2 più 2 dovrebbe fare 4. Comunque detto questo, prima parlavamo di sto modulo, no, che tu hai adottato, poi dopo invece il discorso, perché ce ne sarebbero tante da dire, e ci avevi 3 punte centrali neanche in esterno, no? Parlandone proprio con Toscano, infatti, lui ha detto andiamo avanti con i principi di gioco, perché il giocare la palla, giocarla a terra, giocare corti, giocare stretti, anche perché l'ho detto già altre volte, io che sono un malato di tattica, di schemi, poi gli schemi, e prima dite voi ci incominciano a conoscere, gli schemi sono superati. Sono superati perché poi io mi ricordo, dico sempre, tu eri un bandito della difesa a 4, no? Io sì, ho giocato infatti solo per lui è stata una sì, però questo è stato un motivo per addestrare questi giocatori a 3, che è completamente diverso. I movimenti sono, alcuni principi sono uguali, ma non tutti, no? Basta pensare al campo che è tanto più grande, sono 50 metri che devi dividere, ma come, stretti, larghi, palla bassa, palla alta, è completamente diverso. È stata una crescita per me, perché mi sono rimesso a studiare, anche se la conoscevo la difesa a 3. Un anno vincemmo un campionato a Campidello dalla promozione eccellenza giocando con questa difesa a 3. Giocando come gioca Mimmo è ancora più particolare la difesa a 3, perché solitamente la difesa a 3 gioca stretta, invece i nostri giocano larghi, i difensori, no? Ci apriamo in una, secondo dove sta la palla, in una determinata maniera. Quindi voglio dire che il sistema di gioco spesso a noi ci ha aiutato, perché anche i giocatori, ho detto che noi abbiamo iniziato un'altra fase di lavoro adesso con il primo di questo mese, abbiamo iniziato un'altra fase, adesso abbiamo curato molto l'aspetto tattico, l'addestramento, e abbiamo imparato a giocare in diverse maniere, perché il giocatore deve saper codificare certe situazioni, e noi, questa squadra, è capace di giocare 3-4-3, 4-3-3, con disinvoltura riusciamo a cambiare modulo. Fisicamente ci siamo messi in una condizione straordinaria, adesso ci siamo posti gli obiettivi di andare a migliorare anche il singolo a livello tecnico. Questa settimana abbiamo puntato su cross dal fondo per gli esterni, cross dal fondo e palla rimessa dietro per gli attaccanti, scarico e tiro, per i centrocampisti passaggio lungo, passaggio corto, cioè in poche parole abbiamo iniziato una nuova fase. Fisicamente ormai abbiamo raggiunto quel passo che dicevamo, abbiamo lavorato. Sono curiosito, prima hanno detto gli schemi sono superati, nel senso che sugli schemi già hai lavorato, quindi adesso sei passato un allora po'. No, io che sugli schemi lavorerò tutta la vita, ecco. Però voglio dire, leggevo un'intervista di Ulivieri, che è un grande tattico, uno malato. Qual è la differenza tra un allenatore bravo, e qui adesso rischio di andare nel delirio più puro. Allora, io sono un malato di tattica, lo schema è fondamentale. Ho letto un'intervista sul Nuovo Calcio, mi sembra, di Ulivieri, una delle tante riviste che leggo tutti i giorni, che parlava di un incontro avuto con Kovacs, l'allenatore dell'Ajax, insieme a Michels. Un incontro proprio da poco, lui diceva, ma gli schemi, voleva rubare un movimento, no? Perché noi tutti quanti lo schema per guadagnare il fondo campo, palla avanti, palla dietro, una combinazione di gioco. Cioè, siamo malati di capire come la Ternana riesce a far gol e come la Juve fa gol, no? Io ho cercato tutti per 20 anni... Ancora è vivo? Sì, credo di sì. Ho letto l'intervista di Ulivieri, oppure se l'aveva fatta. No, mi ha colpito quello che ha detto. E parlando con lui gli ha detto, ma senti un po', gli diceva Ulivieri, cioè, voi facevate questi movimenti, lui gli ha detto, ma tu parli ancora di schemi? Cioè, perché? Ma gli schemi sono superati. Allora io, che sono un malato di schemi, e dico, cavolo, se io, e qui vado nel delirio, e permettetemi ancora in questi momenti, se io dico che da 30 anni, da 25 anni quando inizio a fare l'allenatore, e dico che noi dovevamo giocare dai tempi di Stroncone, la palla a terra, la palla radente, non conoscevamo la piramide, non conoscevamo la diagonale a una linea, a due linee, non conoscevamo il sostegno, però li mettevo tutti e quattro in fila, e li mettevo a metà campo. E dicevo, giochiamo la palla, giochiamo la corta, anche qui retaggi del mio passato nella Ternana di Corrado Viciani, in quella primavera di Omer Andreani, che la palla era peccato se la buttavi via. Massimo ha visto la partita, sa me, se un giocatore mi vuole dare un dispiacere quando butta via la palla, un difensore, il portiere che la calcia, non esiste. E allora dico, giochiamo sempre la palla, un principio di gioco, non la buttare ogni volta il portiere, giochela, mi dicono i miei ragazzi, e mi prendono, e giochiamo sempre, la giochiamo corta, la giochiamo avanti, la giochiamo dietro. E poi vediamo che il Barcellona, no? Il Barcellona, che questi tre in mezzo al campo, Busquets, Iniesta, Xavi, e leggo anche qui l'intervista di Xavi, dice, noi giochiamo come il rintocco dell'orologio, tic e toc,
Io mi ricordo che Bordoni, il presidente della Strongone, si arrabbiava perché sempre sto tic e toc. Voglio dire, questi sono principi di gioco. Cioè la squadra di Alberto Favilla, la squadra di Alberto Favilla si deve riconoscere perché tenta di giocare al calcio. Se Massimo Mingiarelli viene a vedere la Beretti e dice quello che mi ha detto prima a microfoni spenti, è un piacere vederla giocare, giocata al calcio, è il mio gioco, è la squadra di Favilla. Se Massimo vedeva il portiere oppure il difensore centrale, che deve saper giocare, quindi i miei difensori devono saper giocare, non la buttano via mai, ma appena gli la dà il portiere, il terzino si alza e passa lì, il terzino esterno non la butta avanti, ma la fa passare in mezzo, quindi diventa un gioco manovrato, un gioco organizzato. Questi sono i principi di gioco, questa è la differenza a mio avviso, perché adesso gli allenatori, gli schemi, siamo malati e siamo diventati tutti bravi, i preparatori sono tutti eccezionali, però spesso andiamo a vedere le partite, vediamo palla lunga, seconda palla, segniamo. Io la mia squadra deve giocare al calcio. A me ogni volta quindi che mi buttano via mi danno un dispiacere. Quindi questi qui devono essere principi. E a mio avviso per addestrare i giocatori, devono sapere, noi oggi abbiamo riniziato l'allenamento di oggi a curare lo stop, il controllo orientato e il passaggio. Perché se io riesco a far bene un passaggio, la mia squadra gioca bene. Se la mia squadra non sbaglia, fanno questi qui? Non sbagliano un passaggio, se giocano io, corto, muovono tutti, attaccano gli spazi, questi sono principi di gioco. Mister, da casa avranno capito il motivo per cui la Beretti gioca così, perché hanno capito quanto ci tiene l'allenatore. Quanta passione, Dicevo, quindi quando mi senti dire che in alcune partite bisognerebbe buttare la palla in tribuna perché bisogna portare a casa il risultato, tu non ridici, io questo lo so, sì. Perché io sono convinto che se giochiamo bene abbiamo più possibilità di vincere, quindi io vorrei cercare sempre di giocare per cercare alla squadra dico, ecco i principi, alla squadra, facciamo 70 gol, ho la fortuna di avere una squadra buona e quindi ci mancherebbe altro, però dico voglio vedere i gol. Voglio vedere i gol. Io al presidente Azzadotti ho detto il secondo tempo, presidente, gli facciamo vedere i gol. Ho riparlato con la squadra, voglio vedere i gol. Il principio, poi facciamo 70 gol, ma non perché io sono ma. Però il principio deve essere quello di fare gol, di giocare per fare gol. L'unica cosa che quindi, mi sento di dirti. Quindi alla Vernana quella serie di legatori di porco, come si dice qui a Terni, a Borro. Ma io sì, io. Il mio calcio è stato sempre questo, quello di giocare per vincere le partite, poi le puoi perdere, puoi essere fortunato a vincere quando hai un gruppo straordinario come ce l'ho io, se il materiale non ce l'hai, però ripeto, parlavamo di schemi, parlavamo di gioco, ripeto, torniamo a pensare ai principi di gioco. Torniamo a pensare perché gli schemi, ecco, per finire l'intervista famosa, perché lo schema può essere neutralizzato. Solo lo schema. Perché parlando di calcio siamo arrivati alla fine della missione. Io dico. La cosa che mi sento di dire è che secondo me nel settore giovanile queste due idee sono più valide. Poi dopo quando ti trovi a giocare con giocatori, non dico Lega Pro, Serie A, purtroppo ci sta il Marpione, ci sta quello che non ti dà retta, ci sta l'avversario che ti ruba la partita. Allora, qualche volta secondo me qualche mezzuccio. Che potete trovare abilmente rilegati. Comunque, nel De Manini prima edizione che uscirà per settembre, lo rilegato in oro zecchino. No, io chiudo se me lo consenti, abbiamo sforato. Io chiudo con un invito, un consiglio e un augurio affettuoso per Alberto. Cerca di resistere a quelle che saranno le tentazioni che ti arriveranno e ti stanno già arrivando, anche importanti, e lo so e tu lo sai meglio di me, perché un altro anno ci servi sulla panchina della primavera, se Dio vuole. Il campionato primavera è un campionato che il degno coronamento di un settore giovanile. Io Massimo voglio dire l'ultima cosa, a volte posso sembrare presuntuoso, o a volte penso di essere antipatico, ho scoperto di essere antipatico a tante persone, perché quando parlo con amore, parlo così, posso sembrare quello che non sono. Chi mi conosce bene sanno che sono tutt'altro. Io voglio solo che chi mi ha portato alla Ternana sia orgoglioso della persona Alberto Favilla. Alberto Favilla, l'unica cosa certa, è una persona seria, uno innamorato di questo gioco. Poi, come dici tu, se sono stato fortunato o no, non lo so. Probabilmente non ho saputo sfruttare tanti momenti anche importanti. Chi mi ha portato deve essere orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare con questo gruppo. Poi, alla fine. Il fatto che sei un appassionato e uno che lavora tanto. Questo non c'è dubbio, nessuno ce l'ha, te lo dico, non ce l'ha nessuno. Perché dopo nel calcio contano tante cose, Sì, sì, sì. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Starei qua adesso, veramente starei qua ora a parlare, perché così è un piacere.
è anche troppo facile fare la trasmissione. Va bene. Domani giochiamo. Langi West. Scusa, dobbiamo dire una cosa però. Dobbiamo ricordare. Parlo tu. Ah sì, messo. Beh, purtroppo ci ha lasciato una persona che era rosso-verde fin nelle midolla, tra l'altro in qualche modo è entrato anche nell'orbita della Ternana, ci ha lasciato improvvisamente in maniera inaspettata, è un carissimo ragazzo, 48 anni, quindi quando si muore a questa età è sicuramente una tragedia per sé, che non ci si sta più, insomma, ma per la famiglia, due figli, 16 anni, 13 anni, per la moglie chiaramente, ci ha lasciato Massimo Gabbiati, personaggio straordinario, io mi sento solamente di abbracciare forte forte la famiglia, domani mattina ci saranno i funerali. Mi permettete una parola al volo, abbiamo finito, anch'io mi associo a quello che dice Massimo, alla sua famiglia, e di Massimo Gabbiati conserverò il messaggio che mi ha mandato proprio dopo il derby di Perugia, malato di Ternana, quando vincemmo 6-2 all'andata, Massimo era a vedere la partita, al termine mandò un messaggio lungo 10 km che mi diceva di tutto e quello lo di tutto e di più. Diceva di tutto e di più, lo conserverò tutta la cosa più bella che è stata detta in questi giorni, appena appresa la tragica notizia della scomparsa di Massimo, è che da lassù continuerà a tifare Ternana con tutto l'amore che l'ha contraddistinto per tutta la sua vita. Ciao Massimo. Question, mi dicevi, giovedì sera Question si torna a parlare di sociale, ci occuperemo appunto del lavoro, di recupero anche nell'ambito della socialità, insieme a Tonino Sabatini, meglio conosciuto come Torello, che non ci parlerà di Ternana ma ci parlerà della cooperativa che dirige, la Ultraservizi, e insieme al responsabile di un'altra cooperativa che opera nello stesso settore, che è la Solco. Ore 21, Question. Bene, io ringrazio Alberto di esserci venuto a trovare, ringrazio i vecchietti del Muppet alla mia destra, vi ricordo che noi andiamo in replica stasera verso 12:15, dopo il TG della mezzanotte, e domani mercoledì alle 15, anche se si sta giocando la Ternana, per chi non ce la fa con le coronarie a sentire per radio può sempre guardarsi a noi in replica, che è meglio, che invece congeliamo. Io vado purtroppo giù, sto scherzando, tu vai giù, coraggio. Poi come sempre siamo disponibili all'indirizzo www.newsmedia.it/la testa nel pallone con tutte le puntate dell'anno, dalla prima all'ultima, ci sono anche quelle degli anni scorsi, chi vuole fare un po' di Ammarcord, chi se vuole rivedere Beatrice, che ne sai, c'è qualche fan si trova sempre. Io vi ringrazio di averci seguito anche stasera e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao, buonasera.